nostra generazione, quello che sono stati i nostri anni. Quanti sono nati prima degli anni 2000? Eccoci qua. Siamo lì lì, ragazzi, eh? Quanti in pensione? Quanti che non ci andranno mai in pensione? Quanti dopo gli anni 2000 invece? Non vergognarti, davvero. Vali esattamente quanto loro. Ragazzi, gli anni 2000 sono stati meravigliosi, quegli anni in cui le pubblicità, ve ne ricordate le pubblicità degli anni 2000? Ricche, ricche di riferimenti sessuali, e la TV era l'antenata di OnlyFans, ragazzi, era uno schifo. Ve ne ricordate le pubblicità degli anni 2000? Andava caldo. Brava Giovanna. Giovanna non era brava, ragazzi. Non era brava, c'erano tutti quegli allupati sotto che erano contenti. Poi c'era cavallo goloso e delfino curioso, ve lo ricordate? Stava tutto ingrifato, cioè, no, quella cazzo di tofu. Cioè, era tutto. Era una cosa fuori di. Io penso che fare il pubblicitario in quegli anni doveva essere qualcosa di meraviglioso. Io me li immagino tutti loro attorno ad un tavolo che parlano e dicono: ok, ragazzi, dobbiamo vendere delle enciclopedie. E iniziavano a pensare: beh, potremmo fare questo, potremmo fare quell'altro, sì.